di commentare la partita, partiamo insomma dall'applauso dei tifosi come riconoscimento, no? Di quello che lei ha fatto in passato, insomma, regalare questo sogno della Serie A. Penso che anche per lei sia sempre un piacere venire qui nel Sannio. Assolutamente, ha fatto piacere rivedere un po' tutte le persone con cui hai condiviso un'avventura insieme, no? Quindi posso solo ringraziare tutti. È chiaro, ora non ho l'umore è normale. Migliore dopo la sconfitta, però va bene. Ripeto, grazie di nuovo per l'accoglienza. Subentrato. Non era semplice, insomma, una Cremonese che non riusciva a spiccare il volo nonostante acquisti importanti, anche se poi arrivati, no? Nel finale, due pareggi consecutivi, cosa non è andata questa sera? Ma noi questa sera abbiamo fatto il primo tempo molto bene, la squadra mi è piaciuta, nel secondo tempo non siamo rientrati con lo stesso piglio, con la stessa determinazione, con la stessa voglia anche di... Abbiamo iniziato un pochettino a subire più che la pressione, queste giocate che loro sono molto bravi a fare, questa verticalità. Hanno giocatori forti sia fisicamente che tecnicamente e un pochettino abbiamo patito questo. Peccato perché secondo me il primo tempo la squadra mi era piaciuta, ma solida, cercando di giocare, abbiamo avuto un'occasione clamorosa e importante con questa palla che ha tagliato tutta la porta, eravamo perlomeno due giocatori che potevano mettere dentro questa palla. E quindi niente, sicuramente non siamo stati fortunati negli episodi perché comunque ho visto il primo gol, c'è una posizione di coda in fuorigioco e anche sul secondo gol Ciofani è stato appunto steso su questo rinvio, però al di là di questo, ripeto, non voglio parlare degli episodi e tantomeno il risultato, perché comunque il Benevento nel secondo tempo ha meritato. Quello che mi interessa in questo momento è lavorare sulla mia squadra che deve darsi una svegliata, nel senso che questo è un campionato che non è sufficiente giocare bene, essere bellini, ma ci vuole un furore, una determinazione sul campo che in questo momento ci manca. Ecco, lei ha cambiato poco, ma quanto tempo ci vorrà ancora per vedere la Cremonese di Baroni? No, io non ho cambiato, nel senso 3-5-2. Sì, secondo me ci occorre qualche giorno di lavoro. Io sto aspettando la sosta perché secondo me ci permette lì di lavorare. Ma in questo la cosa più importante è anche nell'atteggiamento, perché la squadra comunque aveva fatto due buone gare, con il Frosinone in casa abbiamo addirittura fatto una partita da grande squadra, mettendo il Frosinone alla sua metà campo, creando molte occasioni, insomma. Devo dire che gli episodi non ci sono nemmeno favorevoli in questo momento, perché avendo anche poco tempo, ritornare subito sul campo con pochi giorni per preparare una partita così delicata contro una squadra forte non era facile. L'abbiamo dovuto fare proprio al minimo di un giorno di lavoro, però ripeto, in questo momento questo è il calendario, questo è il tempo che abbiamo e quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa in più. Billy, una domanda? Sì, no, praticamente l'ultimo partito, ho visto anche la partita con il Frosinone, tra l'altro la rete di Valzania annullata nel finale. La Cremonese come squadra, insomma, c'è, tra l'altro l'ossatura è quella dello scorso anno, oltre gli innesti, ed era la squadra con la miglior difesa lo scorso anno. Manca probabilmente qualcosa in fase offensiva, al di là della spinta degli esterni che è costante con gli inserimenti. E davanti devo dire, ho visto anche in queste due partite un calciatore che a Benevento conosciamo bene, Ceravolo, non l'ho visto al top della forma. No, sicuramente Fabio è anche un fatto di lo scorso anno, l'ho avuto due anni fa un infortunio, lo scorso anno non ha giocato tantissime partite, però sono convinto che lui, perché sta bene, sono convinto che ritroverà la sua condizione migliore.
Sono due le condizioni. Noi dobbiamo imparare un po' a servire meglio gli attaccanti, ma loro devono mettere qualcosa in più, perché ci occorre peso offensivo. Peso non vuol dire statura o, sì, o struttura, vuol dire peso proprio nella pericolosità. Ripeto, in questo momento la squadra, sia Empoli che con la Frosinone, ha fatto delle ottime partite. A Empoli siamo addirittura rimasti in 10, però la squadra anzi ha rischiato ha avuto un'occasione clamorosa nel secondo tempo per andare in vantaggio, quindi magari poter vincere la partita. Un po' questo, un po' questa situazione anche degli episodi poco favorevoli, insomma, però va bene, a noi non ci spaventa, ci si rimbocca le maniche e ci mettiamo a lavorare, perché ci sono dei valori, c'è della qualità, però non è sufficiente in questo momento, perché questo è un campionato dove non occorre portare un nome importante sulla maglietta, ma c'è da fare qualcosa di più.